Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi vi porto Formula 1 Manager 24, ma questo non è un gameplay, non è neppure un tutorial. Voglio farvi un attimino vedere quelle che sono le novità, perché di gameplay e di partite giocate ce ne sono un'infinità online. Trovate un sacco di live, un sacco di canali che hanno portato questo. Io non sono un esperto, ma mi piace molto la Formula 1 e la cosa più bella che trovo in giochi di questo tipo è la colonna sonora, che qui trovate disattivata. Infatti c'è una musica alternativa sotto perché c'è una modalità apposta che vi consente di evitare lo strike. Allora, il gioco ha introdotto una modalità. Allora, a parte le sprint race, che mi pare che l'anno scorso non ci fossero, ma hanno aggiunto anche la possibilità di creare una squadra. Io posso dirvi la mia opinione su quello che ho provato finora, ma andiamo con ordine. Vi voglio far vedere come funziona. C'è la Rivivi la gara, dove ci sono delle gare famose con scenari esclusivi, o Rivivere la gara. Dovrebbe essere la stagione di quest'anno con tutte le piste. Tra l'altro manca l'ultima, che adesso hanno appena fatto, quella di Spa, quindi potete andare a intervenire su alcuni frangenti della gara e farla andare in modo diverso. E qui ci sono degli scenari esclusivi che potete giocare, sono delle sfide, ma la parte importante, dicevo, è la modalità creare una squadra. Perché? Perché vi consente, filmati bellissimi, doppiato in italiano, potete andare a dare il nome della squadra e scegliere un'origine. Quindi praticamente avete l'origine classica con il gruppo propulsore della Ferrari, avete la modalità tra l'altro queste invece, che sono già un po' più personalizzate perché questa è generica. Scegliamo liberamente tutto, mentre qui sono cose preimpostate, quindi abbiamo un limite di spesa, un saldo iniziale diverso, una valutazione squadra, un gruppo propulsore predefinito. Io adesso, scegliendo questa modalità, vado a scegliere tutto io personalmente, e vedete che adesso io ho dato un nome alla squadra, Frontier Racing, facciamo, la chiamiamo Indie Racing, giusto così. E nel passo successivo possiamo scegliere con questi pallini il livello della difficoltà. Questa difficoltà elevatissima, qui abbiamo la difficoltà semplice, il livello delle strutture che possiamo andare a personalizzare, perché all'interno dell'avventura possiamo andare a modificare varie cose. E praticamente vi voglio, ve le scorro, diciamo, nel caso in cui vogliate dare un'occhiata a tutte quelle che ci sono. Le sedi del personale, abbiamo le strutture operative, sviluppo auto e queste qui. Possiamo scegliere un livello generale con questo slider e le prestazioni dell'auto, se essere un'auto di media classifica o di vertice. Andiamo avanti e praticamente il passo successivo è andare a scegliere i piloti liberamente e anche il personale. La cosa bella, c'era anche l'anno scorso, ma c'è sempre più enfasi sulla Formula 1, sul personale ai box. Infatti, se vi dico Giampiero Lambiase o tutti questi altri, sono tutti personaggi piuttosto famosi. In questo caso, questo è l'ingegnere di pista di Verstappen. E praticamente qui potete andare a scegliere quelli che volete. E se volete, vi configurate la difficoltà come volete. Nel senso che potete dirgli, cercami tra tutti quelli con la valutazione minore, solo reali o anche generati. E quindi avete la generazione dei vari team, dei vari componenti, anche i piloti. Vedete, abbiamo la valutazione, qui si aggiunge anche la componente età, posso dire 16-21, vado a prendere i migliori. Qua non ce ne sono più, si trovano i più promettenti qui, almeno a quanto mi dice su quest'età. Possiamo mettere i generati e vedete che hanno un punteggio, dei parametri che non sono tantissimi. Ma un'altra delle novità che sono state aggiunte sono, aspettate, adesso io faccio a caso, tutti, valutazione media, facciamo intervallo di età, tutti, vediamo che squadra mi genera. Eccola qua, con questa. Sto facendo a caso, Possiamo scegliere un gruppo propulsore, io prendo il gruppo Ferrari, e qua abbiamo la livrea dell'auto, la tuta del pilota e il logo. Il logo lo possiamo personalizzare creando un simbolo con dei preset salvati, quindi non si importano immagini, quindi si sceglie un logo della squadra, si sceglie una tuta, quindi si crea una tuta nuova con un tipo di livrea, si vanno a determinare tutti i colori di primario, secondario e terziario della tuta. E sì, no, nulla, le modifiche esce dall'editor. E
Abbiamo anche appunto la livrea dell'auto che possiamo andare a scegliere con varie grafiche. Questa è molto bella come cosa, mi piace molto. E niente, possiamo andare avanti e il passo successivo abbiamo il nostro nome, cognome e il nostro livello di difficoltà, insomma, se siamo dei manager esperti o esordienti. La difficoltà nello sviluppo auto e nella gara. Questi sono i parametri base. Ora, è possibile anche andare a iniziare una nuova carriera normalmente. In questo caso, vedete che adesso riparte ancora il menu. E possiamo scegliere una delle squadre. Nel caso in cui noi creassimo una scuderia nuova, sarebbero 22 piloti e 11 squadre. Quindi noi qui invece partiamo con una di queste squadre qui. La Mercedes si affaccia alla stagione 2000. E c'è anche tutta la descrizione. Resta intro, così non voglio vedere la intro tutte le volte. E qua ci sono le presentazioni di tutti i team di Formula 1. Ora torniamo indietro e continuo con la mia scuderia. Perché vado a caricarla. Adesso vi faccio vedere molto rapidamente. Il primo weekend è terminato. Abbiamo concluso in 13ª posizione. Io avevo preso questi piloti. La cosa importante che è stata aggiunta come novità quest'anno è la lab del... Adesso devo trovarlo. Sì, vabbè. Il valutazione morale. Praticamente è possibile adesso... Vabbè, qua ci sono gli affiliati. Praticamente giovani promettenti in una sorta di academy dove noi stiamo allenando i nostri piloti. No, è stata aggiunta questa cosa qui. Adesso non se riesco a farvela vedere... l'hanno chiamato hub mentalità. È praticamente una sorta di nulla a che vedere con quello che trovate con in giochi come Football Manager, dove potete veramente litigare con le persone. Però l'hub mentalità va a influenzare radicalmente il morale di piloti, di ingegneri e tecnici, e quindi bisogna fare sempre molta attenzione. Io ho cercato di prenderli tutti italiani, come potete vedere, praticamente in base alle scelte che noi facciamo, e questo va a influenzare anche la serenità delle persone, dei piloti, e quindi dare magari un ordine di scuderia a un pilota che è già abbastanza, diciamo, in stato negativo non sarebbe la migliore scelta possibile. Vedete che qua abbiamo delle persone scontente, non è andata benissimo, e qui possiamo anche andare a indirizzare lo sviluppo di una persona. Vediamo tutte le valutazioni prestazionali, priorità dello sviluppo, possiamo andare a scegliere come, non sono tantissime, cioè non è un gestionale profondissimo come, lo citerò più volte, Football Manager, però qualcosina si può fare, si può avere anche un bonus a questa persona qui, costruendo una sala dei cimeli o un hub di squadra che abbiamo di livello 1, quindi praticamente costruendo queste cose potenzio la persona. E qua abbiamo i dettagli del contratto, con la scadenza, la possibilità di rinnovare e così via. Io ho fatto poi anche lo scouting, perché ovviamente sto osservando dei piloti importanti. Qua mi sta ripetendo tutti i tutorial e non so perché. Comunque io vorrei prendere tanto questo, perché è uno dei più promettenti, e praticamente questo non si può prendere ancora perché non può gareggiare in Formula 1. Credo abbiano cambiato le regole di recente, però avendo 18, non ancora 18 anni e non un paio d'anni in Formula 2 non può ancora partecipare, però questo sicuramente da tenere d'occhio. L'altra cosa, vabbè, abbiamo le mail con tutte le varie informazioni post gara, la possibilità di produrre dei pezzi di ricambio nuovi con le due auto. Basta, abbiamo le due auto, possiamo andare avanti. Programma di addestramento, vedete che abbiamo possiamo andare a confermare le modifiche per l'addestramento delle persone, personale dei meccanici. I meccanici sono delle entità, diciamo, che non assumiamo noi, ma che dobbiamo tenere sempre allenati. Diciamo che sulla parte dei meccanici credo sia Motorsport Manager, che è un altro titolo concorrente di questo, forse l'unico, è un pochino più approfondito. Allora, qua è importante fare delle precisazioni, e qua ve lo dico magari mostrandovi un pochino la grafica di gioco. Ho progettato le pance laterali nuove. È molto bello perché voi progettate i pezzi e poi li montate sulle auto. In questo caso adesso andrò a montarli sul mio pilota principale, quindi posso andare sull'auto, prendo l'auto 1, dovrei avere... Ma lasciami in pace! Allora, pance laterali dovrei aver scambiato... no, dovrei aver qua
questo che è nuovo. Credo sì, perché ho prodotto la nuova pancia laterale. Ah, l'ho progettato, ma vabbè, confermo, 8 giorni e sarà pronto, quindi non ce l'ha ancora. Quindi rimaniamo lì, perché voi potete andare qua nella produzione, adesso se lo trovo, delle auto, sviluppo componenti auto, potete, io adesso sto producendo un telaio, potete andare a fare progetto, ricerca, fate un progetto, dal 15 aprile poi si può fare la ricerca per l'anno successivo, e potete progettare un componente di questi, non sono tantissimi, e praticamente lo producete, decidete quanti test fargli, quanti ingegneri assegnargli, ne avete una decina di ingegneri e potete assegnarne 5, 2, 3, 10, e lì dipende costi e tempi di realizzazione. Ora abbiamo gli obiettivi di gara, questa è la classica cosa che c'è anche su Motorsport Manager, c'era anche sulle versioni precedenti, possiamo andare a scegliere per i due piloti in base agli sponsor che abbiamo accettato. Gli sponsor ce ne sono tanti, in base a quelli che accettate potete andare a posizionarli manualmente sulla scocca dell'auto, cosa che io non ho fatto, l'ho fatto fare in automatico. La cosa affascinante del gioco è che ogni pista è ricreata piuttosto bene, quindi le gare sono veramente tante, le stagioni sono lunghe, e abbiamo il meteo, ovviamente meteo dinamico. La gara è in scala 1-1 che potete sicuramente accelerare, e si va alle prove, quindi gestiamo la sessione, vi farò vedere essenzialmente questo. La cosa, e qua iniziamo a parlare di quello che è, vabbè, li mando in pista entrambi, qua vi faccio vedere anche un po' di grafica, questa l'ho scelta io, sono i colori del canale, e praticamente usciamo. Allora, la cosa che io noto, poi magari se ne può uscire anche una discussione costruttiva con voi nei commenti, ma ho trovato le auto come le versioni precedenti che seguono dei binari, escono in sorpasso, non ho trovato eccessivamente realistico il fatto che quando in gara trovano un pilota rivale continuano a scambiarsi la posizione di continuo, non dico perdendo tempo, perché non ne perdono tanto, però continuano uno davanti, poi davanti l'altro, poi attiva il DRS quello dietro, lo risorpassa e così via. Quindi quello è una cosa negativa. L'altra cosa negativa che ho trovato è che molto bello il fatto che, allora, Drugovic e Duan sono due piloti giovani. Drugovic è subito uscito, cioè ha fatto un test a coda e è uscito, ma spesso i test a coda fanno perdere veramente poco tempo, così come le collisioni. Ora, ci sta che nella Formula 1 attuale non ci siano più i tiri, non ce n'erano molti e non mi piaceva molto neanche su Motorsport Manager, ma qua ci sta perché spesso capita anche magari che a Monaco finiscono tutti la gara, però spesso i danni e le collisioni sono veramente troppo permissive. Nel senso, due che si toccano, due che si urtano, 9 su 10, sempre, seguendo la Formula 1 in TV, provoca dei danni all'interno di una macchina, ma anche solo un testa coda, lo spiattellamento delle gomme. Questo c'è già un po' di più, vi dico la verità, perché ho un pilota che quello è andato in testa coda e ha iniziato a perdere un sacco di tempo, quindi quello c'è, ma sui pezzi molto meno. Cioè, mi vanno a sbattere a un danno, ripartono subito, non c'è tanto tempo di perso, diciamo, se lui adesso mi parte in testa coda, fa il testa coda, rientra subito. È pieno di un sacco di eventi che sono molto meno scriptati rispetto alla versione di 2 anni fa, però non l'ho trovata eccessivamente approfondita, diciamo. Qui abbiamo la modalità dall'alto che ci consente di vedere, qua abbiamo la classica modalità così, questa dovrebbe essere una novità con la visuale dall'elicottero, abbiamo la visuale classica da Formula 1, la posteriore, quella sull'alettone e quella bellissima all'interno della helmet cam, quindi all'interno del casco, e vedete che lui sta guidando, cioè è molto bello perché poi potete andare anche a scegliere se diciamo sfruttare al massimo il carburante, sfruttare al massimo il motore, le gomme, il motore, quindi il carburante, così come l'ERS neutro, io di solito l'ho imposto in automatico, così gestiscono l'accumulo della batteria e tutto il resto. Adesso loro si stanno apprestando entrambi, adesso io clicco sull'altro, me li fa vedere entrambi, che sono i due punti diversi del tracciato, si vedono qui, uno sta arrivando verso la fine del giro lanciato, che è il primo che ho lanciato, Drugovic, e dovrebbe iniziare adesso il suo giro veloce. Avete fretta? Non ha molto senso giocare a questo gioco, perché se lo giocate così non ha senso. Lo giocate così, già di più,
L'ideale sarebbe velocità 1 a 1, comunque 2 finché non succede niente, e qua osservate i tempi che fanno. Ora, hanno ottenuto questo punteggio qui, tanti stanno schierando, come in questo caso la Williams, stanno schierando i piloti di riserva. Cole al posto di Albon, i collaudatori, ecco, li chiamiamo così. E qui vediamo che adesso stanno rientrando. Ora, il gioco che c'era, il giochino minigioco che c'era su Motorsport Manager, c'è anche qui. Perché noi adesso li stiamo facendo girare uno dietro l'altro. Posso anche accelerare. Abbiamo un'ora di tempo, sono 3 prove libere. Quello che stiamo facendo è farci dare un feedback. Intanto siamo in testa. Tra l'altro non ho neanche scelto le gomme, non vi ho fatto vedere proprio niente di niente, ma siamo con le gomme dure, entrambi dovremmo essere, sì. Stanno girando tutti per comunque prendere familiarità col circuito, dati che vedete qua in alto. Quindi la familiarizzazione col circuito, la conoscenza dei componenti e questo fumetto sono i pareri che ha da dare il pilota. Quindi la sua esperienza paga molto in questo, perché i piloti più esperti sanno mettere a punto la macchina molto prima rispetto agli altri. E come vi dicevo, il minigioco è lo stesso che c'è su su Motorsport Manager, perché io adesso chiedo il rientro anticipato, lo richiedo anche dell'altro pilota, loro rientrano, rientrando i box, loro mi sanno dare un feedback e io posso andare a personalizzare l'auto. Questo non sto mostrando nulla di assolutamente nuovo, perché indicazione pilota disponibile, vedete, configura e mi dice ok, stiamo sbagliando tutto. Io vado a, vabbè, le componenti dell'auto, vedo le componenti che ho, e questa è una cosa bella secondo me, averne un tot prodotte, un tot disponibili, in modo da poter cambiare l'alettone se combinano qualcosa. Sappiate che ci sono bandiere gialle, dovrebbero esserci anche le penalità, ci sono le squalifiche, dovrebbero esserci, ma di sicuro vi capiterà prima o poi una bandiera rossa, quindi un incidente impattante, un ritiro e quindi la gara che deve ripartire dall'inizio. Comunque vi dicevo, l'assetto dell'auto voi lo dovete posizionare tenendo i vari slider sui punti blu, che è il pilota a suggerirvi quali e soprattutto dove. In questo caso potrei metterlo così e andando avanti con queste sperimentazioni vedete che non ce la facciamo, no, dovrei spostare qua, siamo bene o male su tutti, e io perderò dei secondi per fargli fare queste modifiche alla configurazione dell'auto. Ora vorrei concludere magari questa sessione in modo da arrivare abbastanza rapidamente al tra l'altro dovrebbe esserci anche il tasto no per concludere, ma non lo trovo, e praticamente qui vabbè me ne sto fregando, però voglio farvi vedere un attimino come funziona, farvi vedere un pochino qual è l'atmosfera di gara adesso, magari se stiamo andando al massimo della velocità possiamo andare in qualsiasi momento a vedere altri piloti e vedere cosa stanno facendo. Abbiamo un'auto che non è velocissima, ma non siamo neanche gli ultimi, siamo più o meno in questa zona di classifica. Questo calcolate che è la zona dove vi troverete a lottare in caso facciate il punto 3 su 5 di difficoltà, di prestazione, diciamo, dell'auto. Stiamo andando molto lentamente qua però, perché vorrei capire se è possibile saltare questa cosa. Vorrei uscire al menu principale perché vi voglio far vedere la gara, giusto la partenza, vedere un pochino com'è. È molto l'atmosfera, tenete conto che qua non sentite nulla a livello di sonoro ufficiale, ma in realtà giocando sentirete la colonna sonora originale della Formula 1. Quindi in questo caso io adesso sto simulando, ovviamente se giocate lo faccio per il video, ma se voi intendete giocare simulando le gare un po' alla PC calcio, non ha senso giocare questo gioco, quindi ve lo sconsiglio. Simula sessione, lui simula, consuma le gomme per conto suo, fa le sue varie simulazioni, completa e ci dà i risultati. Andiamo avanti, andiamo alle prove 2, simula sessione, infatti non ci dà neanche il risultato, cioè proprio
Non sappiamo niente. Vabbè, no, sono qua i risultati. Siamo, come vi dicevo, a metà classifica. Duan è un pochino più inesperto, meno talentuoso, diciamo, rispetto a Drugovic. Vediamo. Adesso abbiamo anche le qualifiche. Le qualifiche sono Q1, Q2, Q3. Tenete conto che se volete farvi una garetta, un paio d'ore ve le dovete ritagliare, se non di più, perché comunque il Gran Premio magari lo accelerate un po' come velocità nei punti morti, ma dovete essere pronti a fare l'assetto nelle prove libere, gestirvi le gomme e le uscite delle auto nelle qualifiche, e la gara ve la guardate e non la simulate, non ha molto senso simularla. Vediamo cosa succede se riusciamo almeno ad arrivare alla Q2, ma dovrebbe. Abbia le qualifiche, simula sessione e vediamo cosa succede. Ripeto, lo faccio solo per il video, non lo gioco così. Ok, la Q1 l'ha passata, no, Duan e Drugovic. Ah, è uscito. Eh sì, perché siamo una scuderia in più, quindi non sono 15 ma sono 16. Passa Duan. Ok. Quindi alla fine ok, e qua abbiamo la gara. Ok, parte tredicesima, gestisce sessione, vi faccio giusto vedere la partenza. Il gioco costa 34,99. Se avete comprato quello dell'anno scorso, pensateci bene. Se vi è divertito tanto, volete le squadre aggiornate, volete tutte le varie novità, giocatelo. Se avete giocato il primo e non vi è piaciuto, avete preso il 2 e non vi è piaciuto, così lasciate perdere. Se non ne avete mai preso uno, potrebbe essere il titolo che può far per voi, se comunque non volete giocare con, o ritenete comunque troppo vecchio, Motorsport Manager, che comunque ha, essendo il miglior simulatore, ha problemi. Problemi di che tipo? Non succedono mai le collisioni, si vedono ma non sono fatte bene come qui. Qui ci sono collisioni anche tra compagni di squadra, sono tutte cose che non succedono su Motorsport Manager, e è molto più moddabile sicuramente per Motorsport Manager. Poi se dico cavolate, ditemelo nei commenti. Intanto vedete che abbiamo Drugovic che è dietro, Duan invece avanti. Posso dirgli di spingere, vedete che abbiamo le varie modalità come vi dicevo prima, ma ci sono anche questi che sono vabbè, a parte che qua ci dà tutti i dati, possiamo tenere d'occhio le temperature delle gomme, possiamo anche ritirare l'auto, i dati del motore, i dati dell'aerodinamica, se hanno danni, e soprattutto è possibile scegliere nelle tattiche questo. Vediamo la fiducia del pilota, se usare un grado elevato o meno di aggressività in sorpasso, l'approccio alla difesa, evitare i cordoli, guidare in aria pulita, quindi senza stare troppo in scia, e non ostacolare il compagno qualora fosse uno fianco all'altro, uno dietro l'altro, quello davanti non lo ostacola, lo fa passare, insomma, il classico ordine di scuderia. Ora vedete che stiamo lottando con Bottas. Ora, uno dei difetti, diciamo, di questo gioco è che noi continueremo a lottare per un bel momento. Quindi, almeno capita più verso metà della gara, che poi è bello perché dà una maggiore imprevedibilità alla gara. Per la Formula 1 non succede molto spesso questa cosa, ma non è assolutamente male. Dipende quanto siete puntigliosi, cosa state cercando, perché il gioco di per sé simula quello che vediamo in televisione. Alla fine sembra di vedere veramente una gara. La cosa che mi dispiace è che, almeno io da quanto ho visto finora, poi magari spero qualcuno mi possa smentire, non è così spettacolare dal punto di vista... vedete? Non è così spettacolare dal punto di vista della fisica, nel senso che gli scontri spesso si toccano tra di loro e non succede nulla. Non ci sono incidenti spettacolari, non ci sono cose clamorose. Cioè, la cosa che mi è capitata più spesso, ripetutamente, anche negli incidenti di altri piloti, è: ha fatto un dritto, ha bloccato le gomme, ha fatto il test a coda e è ripartito come se nulla fosse. Cioè, perdono anche poco tempo. Quindi... non è un peccato questo, ecco. Io sono sempre stato molto attento al discorso collisioni, danni auto, e qua non lo so, da quanto io ho visto finora mi sembra un po' in linea col gioco precedente. Però ecco, aspetto un vostro parere per farmi un'idea un pochino più precisa, perché è un gioco che va approfondito. Calcolate che sono adesso 21-22 gare a stagione, sono tantissime ore per ogni stagione, quindi non lo si spolpa certo dopo due gare.
Però la cosa che ci tenevo in questo video a farvi vedere era il sistema di creazione delle scuderie. Perché l'ho voluto fare nello specifico su questo Focus? Perché io ho visto in live un tizio che creava una scuderia con degli adesivi, con un tema, diciamo, della scuderia un po' particolare. E mi sono detto, ma cavoli, è così? Posso caricarci le immagini così? Poi non è effettivamente così, quindi... Non, nulla che pregiudichi il livello del grado di qualità del gioco, però non è molto chiaro, quindi volevo un pochino specificare questa cosa. Vedete, adesso probabilmente la nostra lotta non è con Bottas ma con Hülkenberg. Vedete che adesso ci stiamo riportando davanti e stiamo sorpassandolo di nuovo, e continueremo così, un tiro e molla così. Però vedete che comunque non sono abbastanza scriptati come, diciamo, punti di sorpasso. Possiamo accelerare, ovviamente giocarlo così non ha senso, se non, ok, ci avvisano se ci sono elementi degni di nota, però si perdono tante cose perché andrebbero analizzati i tempi, i distacchi da uno all'altro, dal leader, i tipi di pneumatici, l'usura, cioè bisognerebbe analizzare le tattiche e vedere cosa fare. In questo lo fa veramente bene questo gioco, lo fa veramente bene perché sembra veramente di guardare una gara. Adesso, infatti ve la seguite a 1x, è il tempo realistico, insomma, di scorrimento, quindi 1 ora e mezza di gara, poi si accelera, si manda un pochino più veloce, in 8 per le sessioni sono state interrotte per vari motivi, soprattutto legate alla sicurezza. Safety car intervengono per rallentare i piloti. Ok, vediamo cosa è successo. Ah, mannaggia. Ok, questo capita a fagiolo. Virtual safety car. Ok, la bandiera rossa. Vediamo cosa è successo, perché Duan, è successo qualcosa a Duan, che è il nostro pilota. Ok, questo è quello che è successo. Rivediamo. Ok, questo devo dire che è un bel incidentino. E non è che la squadra possa farci molto. Questo non è male, non è bellissimo da vedere come incidente, però non è male. Non è male perché è entrata la safety. Lui è danneggiato, Albon è out, perché si è distrutto l'alettone. Noi invece abbiamo con Duan... l'alettone danneggiato, aerodinamica, danni al telaio lievi, alettone anteriore. Quindi noi organizziamo subito i box, componenti dell'auto, ala anteriore, cambiamo subito, gli mettiamo le gomme queste, perché all'inizio poi scegliamo anche la tattica, componenti dell'auto, ok, confermo box, così ne approfittiamo. Sì, sì, abbiamo già fatto, grazie. E quello che io mi chiedo, e me lo chiedevo anche nel gioco dell'anno scorso e anche in quello dell'anno prima, ci sono le fasi registrate dei team radio, e quando i piloti verranno generati in automatico, se verranno generati anche quelli a caso, vedete? Bellissimo comunque qua. Non male, non così male. Bandiera rossa attiva, ok. Questo non mi è mai capitato. Praticamente hanno bloccato la sessione, probabilmente perché c'era troppa roba, hanno fatto un po' di casino e non riescono. Nessuno dei piloti si è ritirato dalla gara, perfetto. Quindi praticamente dopo 10 minuti ripartiamo nuovamente. Quindi io a Duan, auto 1, gli montiamo queste gomme qui. Faccio a caso, non sto qua a guardare. E l'auto 2 Duan, gli cambio l'alettone e dopo 10 minuti ripartiamo. E quindi passeranno 10 minuti? Presumibilmente sì. Si riparte. Si riparte. Abbiamo causato noi l'incidente, ma va bene. Ma ci viene data una penalità perché abbiamo... Sì, probabilmente sì. Penalità 5 secondi. Eh sì, ci viene data in questo momento. Perfetto. Abbiamo anche sperimentato una bandiera rossa senza volerlo.
Sì, poi probabilmente anche il cambio di gomma è stato fatto un po' ad cazzo, ma non ho problemi ad ammetterlo. Le hanno cambiate tutte le gomme, quindi non è neanche così sbagliato al settimo giro pensare di farne 20, una ventina, una trentina con le gomme hard, anche perché poi comunque abbiamo fatto il cambio e poi possiamo fare un po' quello che vogliamo. E ha dei danni comunque al telaio e probabilmente gli porterà degli effetti negativi. Vi dico, le mie possono essere critiche un po' puntigliose. Fossi un po' meno puntiglioso, cosa direi? E che lo consiglio? Sì, secondo me sì, anche perché non ha molti avversari e ora come ora consigliarvi un motorsport manager che dal punto di vista numerico, di calcolo, scientifico e così è superiore, però non ha minimamente una grafica del genere, un'immersività del genere che al giorno d'oggi purtroppo conta. Quindi ed è anche abbastanza datato e purtroppo non ne hanno fatti altri. Quindi direi che vale la pena 35 euro? Beh, fosse costato 59 avrei detto solo per appassionati, ma 35 calcolando anche il sito Instant Gaming che trovate sotto con nei commenti, insomma nella descrizione, scusate, che lo trovate magari una decina di euro in meno, non è assolutamente male. Quindi consigliato sì, secondo me onestamente sì, bisogna però dedicarci tempo, cioè dovete essere veramente appassionati di Formula 1 e starvi lì a guardare le gare, perché è bello, è interessante. La stagione è anche molto lunga, anche nella realtà è molto lunga e quasi estenuante, tante gare sono. Quindi, insomma, però io mi sento di promuoverlo onestamente, soprattutto dopo aver visto anche la gestione di una gara in bandiera rossa e anche la dinamica dell'incidente. L'incidente non è stato un granché di per sé da vedere, però la dinamica è stata carina perché comunque ci siamo girati, abbiamo toccato dentro qualcuno, abbiamo rotto l'alettone, per quanto dall'urto che ci hanno dato probabilmente l'auto si devastava un po' di più. Ma ripeto, questo è solo il mio essere puntiglioso e volere le cose fatte fotorealisticamente, che è un po' un'utopia. Fatemi sapere sotto cosa ne pensate nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!